Beh, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio anche chi mi ha invitato a partecipare a questa serata nella provincia di Vicenza, che comunque è una provincia in cui ho passato anche anni della mia vita scolastica nella città di Bassano e conosco anche bene questi luoghi molto belli da passare anche durante i fine settimana. Per cui grazie dell'invito anche a Giorgia che ha organizzato il tutto. Io di mestiere ho creduto, mi occupo più di parte proprio ambientale, nel senso della parte scientifica dell'ambiente e delle innovazioni in quel campo e dell'impiantistica anche. Però tutto questo negli anni si è evoluto in questa parola che si chiama sostenibilità, che però deve assolutamente avere una declinazione ben precisa, se no rischiamo che sia un contenitore vuoto o un buco nero, come la chiamo io molte volte. Scusate, dimenticavo di dire che è una nota curiosa, un'aneddotica però interessante, che è stata la prima laureata in scienze ambientali italiana, per cui già questo Beh, primato questo mi aiuta a dire una cosa, che del buon io... moderatore, presentatore, usa sempre gli effetti un po' Guinness per attirare l'attenzione, per cui abbiamo la prima laureata in scienze ambientali in Italia. Diciamo che 20 anni fa, io vengo da una famiglia di ingegneri, 20 anni fa, quando ero quasi obbligata a seguire il filone paterno e dei fratelli, ho creduto che l'ambiente poteva essere una prospettiva interessante. Ovviamente sempre legata al fatto che venendo dal mondo, dico io, salesiano e quant'altro, c'era sempre nella mia testa il concetto di missione. Per cui sicuramente non avrei fatto ingegneria, mi sarebbe piaciuta medicina. Quando ho visto che c'era questo corso di laurea in scienza ambientale, ho detto, bah, forse riesco a fare anche io qualcosa per il mondo nel mio piccolo. E quindi mi sono fatto l'esame di ammissione, perché allora c'erano centinaia di persone che hanno tentato di entrare a Venezia, a Ca' Foscari, e diciamo è andata bene, per cui ho iniziato questo percorso. Per cui ecco, io l'ho vissuta credendoci molto, nel senso che per me l'ambiente era, vi dico, 20 anni fa non si parlava, non c'era tanto, non c'erano parole legate all'economia green, a tutte queste questioni, anche perché la legislazione ambientale legata agli scarichi, alle acque, alle emissioni in atmosfera, al rumore, all'inquinamento elettromagnetico ed altro, è di 30 anni fa, forse la prima, la legge Merli degli anni 76 sulle acque. Per cui erano anni in cui non si parlava tanto del business nella tecnologia o nell'ambiente, era tutto in divenire. Io ci ho creduto, sono stata contenta di questa scelta, di questo percorso ovviamente, che mi ha portato a sviluppare poi un'azienda dopo il 2000 e oggi ad avere più di 30 dipendenti con parecchie collaborazioni esterne e quindi anche a fare business all'interno di questo, sempre io dico come missione possibilità anche di creare dei posti di lavoro. Quindi negli anni, avendolo vissuta la crescita dell'ambiente sulle mie spalle e vivendola proprio anche sporcandomi le mani, mi ricordo che il primo lavoro l'ho fatto proprio qui nella vostra zona d'Arzignano. Appena laureata, proprio perché ero la prima forse in scienza ambientale, mi hanno detto vai, vai lì dalle discariche. E mi ricordo che alzandomi alle 6 di mattina, infatti, quando mi arrivano i nuovi collaboratori a dire gli orari, la distanza, fermi là, fatevi anche voi un po' di alzatevi presto, un po' di orari anche, perché è bene metterci anche passione nelle cose. Quindi partire anche con valori, dico io, economici che ti coprano tutto, però da lì anche metterci del proprio, della fatica, che qualche volta farebbe bene anche ai nostri ragazzi più giovani che si laureano e quant'altro. Per cui sono partita proprio dalle vostre discariche di Arzignano, chiudendomi negli archivi del consorzio a recuperare dati e quant'altro. Altro. Detto questo, il concetto di sostenibilità, dobbiamo capire da che lato lo vogliamo vedere. Se dal lato umano, cioè una visione antropocentrica che mette al centro l'uomo, la sostenibilità è riuscire a darci qualità di vita, cioè riuscire a vivere bene dove viviamo. Per vivere bene dove viviamo abbiamo bisogno di tre cose nella nostra economia, che è uno, il lavoro. Quindi la parte economica, avere un budget, insomma, il lavoro, che è il lato economico. L'altro lato è il lato sociale, quindi vivere bene nel mondo, nella città in cui viviamo, nei rapporti anche umani. E il terzo punto è appunto l'ambiente, quindi l'ambiente in cui viviamo, quindi il territorio e quant'altro. Per
Per cui è un insieme di queste cose, e che se al centro l'uomo, ovviamente questa visione è diversa, anche se dall'Italia andiamo in Cina, dall'Italia andiamo in Brasile, dall'Italia andiamo in Africa e in altre parti del mondo. Io non vi ho portato, avrei una presentazione, ma abbiamo deciso di parlare a braccio. Molte volte faccio vedere dei paesi nel mondo in cui sono andata anche grazie a un programma del Ministero dell'Ambiente di formazione che mi ha permesso di andare in Cina, in Brasile, in altri posti a insegnare lo sviluppo ambientale. Non dico mai sostenibile, lo sviluppo ambientale, è ovvio che i parametri cambiano, no? Il triangolo ambiente, economia e società cambia in funzione anche del territorio in cui vivi. Quindi la situazione territoriale è fondamentale. Da noi poi c'è un quarto, secondo me una quarta gamba fondamentale, che voi vivete spesso molto forte in queste zone, come anche in tutto il Veneto, che è la gamba anche culturale, che io la chiamo la quarta gamba dell'interculturalità, cioè creare integrazione tra le culture diverse che iniziano ad esserci nelle nostre città. Perché io, coordinando Città Sostenibile, ho voluto quest'anno anche fare un workshop proprio invitando i responsabili degli uffici immigrazione e di gestione sociale e culturale, è venuta anche Milano, la Comune di Milano, eccetera, e mi ha ringraziato di parlare di una sostenibilità interculturale all'interno delle nostre città. Vi dico Milano, ma nelle vostre zone le percentuali le conoscete bene. Per me sostenibilità è vivere bene anche avendo vicino delle altre culture e riuscire ad integrarci. E vivendo, io dico tranquilli o comunque sicuri nel posto in cui siamo cresciuti e a cui abbiamo intenzione di continuare a lavorare e a darci da fare. E per cui tutti questi argomenti, secondo me, sono il contenuto di questo sviluppo sostenibile. E come farlo non è facile, siamo in un momento della storia non semplice. E bisognerebbe cambiare anche delle visioni economiche della nostra società e riuscire anche, dico io, a premiare quei comportamenti sostenibili che arrivano dai nostri cittadini. Quando si parla di sostenibilità, non si deve pensare solo agli impianti, alla questione economica ovviamente e al vivere bene. Dobbiamo anche pensare che la sostenibilità appunto sia antropocentrica, al centro noi cittadini. E quindi dobbiamo cercare di coinvolgere i cittadini, quindi di far cultura sostenibile. Per fare questo, io dico sempre, dico girando, vedo anche altri modelli economici, sento parlare a vari convegni anche grossi economisti, bisognerebbe iniziare a premiare anche chi riesce a dare un qualcosa di positivo al proprio territorio. E proprio la scorsa settimana, che ho sentito, non so se conoscete l'economista Nolte, che è un inglese, diceva per vincere e riuscire a portare in questo momento di crisi una cultura che sia di qualità verso i nostri territori, dobbiamo coinvolgere i cittadini. Non possiamo pensare che il tutto lo facciamo pensando di mettere l'impianto di depurazione delle acque, pensando di mettere l'impianto di abbattimento dell'aria, cioè abbiamo bisogno dei cittadini per lavorare e dobbiamo smettere di fare sempre una comunicazione che va a comitati, c'è sempre qualcuno contro. Per fare questo, lui dice, da me in Inghilterra è facile, noi usiamo il SIR davanti, quando un bravo cittadino si comporta bene, gli diamo il SIR. Lui non ha ricevuto un soldo, però ha lavorato bene per la sua città, per il suo territorio, ha vinto qualcosa davanti alla regina e Sir, quindi ha un valore. E noi uomini siamo così, cioè se noi ci comportiamo bene ci piace che qualcuno ci dica siete stati bravi. Allora in questo modello economico, per smuovere nostra voglia di essere cittadini attivi, e dobbiamo ragionare anche in modelli diversi. Sarebbe bello che un sindaco potesse premiare anche il cittadino sostenibile, che quindi riesce a integrare tutte le cose che vi ho detto, magari dicendogli: tu paghi meno ICI, paghi meno per questo, perché mi hai dato un delta di tempo, di idee, di innovazione che per me ha un valore anche più alto. Cioè la tua presenza con le idee, col tempo che dai,
anche a creare questi eventi culturali, eccetera, io te lo valuto come un valore aggiunto di efficienza, di efficacia della tua disponibilità intellettuale e di tempo, e per cui gli diamo anche un valore economico se non riusciamo a dare un premio o qualcos'altro. Per cui ecco, io qui vi ho parlato ovviamente con il cuore, non da imprenditore, non, per dirvi che tutti questi concetti di cui oggi ci si riempie la bocca fanno business. Esiste l'economia verde. Io vi ho portato l'ultimo rapporto sulla green economy e le nostre aziende italiane stanno investendo il 30% di più nel verde. Ma perché? Perché verde vuol dire spendere ben meno magari nella bolletta di energia, perché hanno investito in impiantistica di risparmio energetico, in fonti rinnovabili, per cui è un'economia verde che è l'economia del risparmio e dell'efficienza. E oggi, allora qui vi dico la mia visione imprenditoriale, la parola guida per la mia divisione di ricerca e sviluppo nella mia società è, ragazzi, efficienza ed efficacia e costi più bassi possibili. Tutto quello in termini di servizio di prodotto che noi riusciamo a dare ai nostri clienti pubblici e privati nel campo ambientale a minor costo, a maggiore efficienza, quella per me è innovazione. E oggi questa è l'economia reale, verde, che è l'unica economia poi mondiale, perché è il movimento in questa crisi verso l'efficacia e l'efficienza. E le risposte sono nel campo ambientale ed energetico. Prima di introdurre Luca Dal Pozzolo, che un comune pensi di fare un incubatore di sostenibilità, cioè è sostenibile un incubatore di sostenibilità in un territorio? Ha senso che sia un comune che lo faccia, che si rivolga, a che territorio si rivolge, che tipo di servizi può fornire un incubatore pubblico? Allora, prima di tutto un incubatore, come tutte le nostre strutture, deve essere in rete nel proprio territorio con altre strutture, con altri incubatori. Quindi in Veneto ci sono parecchi centri di innovazione, eccetera, e deve darsi degli obiettivi. Un incubatore per la sostenibilità è un progetto di eccellenza, secondo me. Sarebbe bene ci fosse distribuito nei territori, ma e soprattutto se è rivolto al coinvolgimento del cittadino. Per cui se è coinvolto a fare cultura e formazione assieme al cittadino di quel territorio e che quindi abbia una visione giorno per giorno di come si sta evolvendo quel territorio. E un incubatore strutturato così possiamo aggiungere l'incubatore a chilometro zero, cioè quell'incubatore che guarda con un occhio particolare nel territorio e cerca di vedere cosa ha bisogno. Però, ripeto, è un incubatore di sostenibilità non solo con la visione ambientale, ma di visione economica del proprio territorio, dove sta andando, come stanno i propri cittadini, quindi la parte sociale, e quindi può creare integrazione, farsi venire quelle idee che portano economia di qualità a quel territorio. E deve essere però in rete con le province, con la regione, con anche altre strutture, perché da soli, io sono una media impresa, piccola, da soli siamo coscienti che non andiamo da nessuna parte, né nella vita privata, dico io, né in quella, diciamo, imprenditoriale.